Beh, all'inizio Skyva non si può attaccare. C'è questo Omega Protocol Droid, farà uno scudo attorno a sé, dobbiamo stare sotto lo scudo. Sponeranno un po' di addini. Questi addini, quando muoiono, praticamente stunnano questo Omega Protocol Droid. Lo stunnano perché? Perché ci saranno due torrette che spawnano alla nostra sinistra e alla nostra destra, dove metto i simboli da DPS. Quelle torrette targetteranno qualcuno. Servirà che quel qualcuno faccia in modo che il colpo, dopo essere passato su di lui, sia in traiettoria sul boss. Ok. Il boss, cioè sull'Omega Protocol Droid. E l'Omega Protocol Droid dovrà essere stunnato, perché sennò si sposterà dal raggio delle torrette. Per questo bisogna uccidere gli addini per stunnarlo. Altra. Mi punta. Scusa? Me devo andare davanti a lui. Non necessariamente davanti, cioè tipo, allora, la torretta è tipo questa qua a destra, no? Dove ho messo il marchio da DPS. Sì. Io basta che sto così. La torretta mira me, dopo di me c'è il boss, arriva anche su di lui. Ah, ho capito. Ok. Sostanzialmente fa sta cosa qua, vedi, passa uno, poi passa così e continua là fino ad andare giù. Esatto, sì, fa proprio una semiretta. Sì, allora, dove bisogna mettere il boss? Aspettate che mi metto il tanchio da marker, che su questo PC ancora non ce l'avevo. Lo teniamo tipo lì, perché dobbiamo distruggere quell'affare verde che c'è lì dietro. Lo si distrugge tirando due colpi del laser se passano attraverso l'Omega Protocol Droid. Poi lo spostiamo sull'altra destra. Quando tutti e due hanno ricevuto due colpi, la fase finisce. L'Omega Protocol Droid è interrompibile, come vedete dai debuff che ha, e quindi va interrotto. Fa diverse abilità, vanno interrotte, è bene interromperle tutte. Non pushatela. Sì, perché come vedete anche lì dei debuff, se usate tipo la spinta di forza per curare o robe simili, lo spostate, e quindi non usate robe che spingono. A meno che non abbia senso spingerlo, ecco. Ok. Scusa? Niente, pensavo tra me e me. Ah, ok, niente. Cos'era che mi ero venuto in mente di questo? Scusate, sono un attimo distratto, ok? No, le interruzioni di solito, cioè in hard mode si assegnano. Quindi tipo di solito si può fare, che ne so, Raijo, Vaius, Tallus e Tommy, per dire, quattro persone dovrebbero bastare. E Rottegol può stare fisso sull'Omega Protocol Droid, quindi tipo Raijo interrompe, chiama, interrupt, poi Vaius è il prossimo, quando fa l'interrupt lo chiama, poi faccio io, eccetera. No, io push to talk, mi puoi spostare allora, metti al posto di Tommy. Cioè, così fai il quarto, eh? Ti metto al posto di Rottengol se vuoi. Come siamo messi a metterlo? Metti al posto di quello che non parla. Esatto. Vabbè. Potete passarmi come si chiama? La lieutenant? Sì. Come siamo messi a diventare degli interrompi? Allora, sì, esatto, tu interrompi praticamente dopo Vaius, ok? Quindi è Tommy, Vaius, Rottengol. Quasi. Tallus, Vaius, Rottengol, Tommy. Tallus, Vaius, Rottengol, Tommy. Tallus, Vaius, Rottengol, Tommy, eccetera. Domanda. Abbiamo 24 secondi di interrupto, detto. No, parla per te. Io ne ho 18. Io ne ho 24. Vabbè, ma tanto, anche se passa un cast in story mode non è un problema. Cioè, poi per carità. Se chiamate posso fare. Ok. Se no anche Trashbot comunque può farne degli interrupt che servono. Poi finita la fase 1, si passa alla fase 2. La fase 2 continueranno a rimanere sempre le torrettine, che questa volta spareranno a tutti facendo abbastanza male, diciamo. Servirà che il tank sta uguale, prendo una delle due. No, quella di sinistra, prendi assolutamente quella di sinistra, perché è quella che fa più male delle due. Quella dove sono adesso o l'altra? Perché a sinistra dipende da che come guardi. Da rispetto all'ingresso, parlo sempre rispetto a come si entra, quindi a sinistra è quella dove sei. Ok. Prima facciamo quella, poi facciamo l'altra.
Io mi occuperò di fa... Ah, ecco, se per caso... Credo che lo riceviamo tutti, una quick bar temporanea. Se così non fosse, se la dovesse ricevere solo uno, usate la seconda abilità per passarla a Tallus. Quindi targettatemi e usate la seconda abilità. Si fanno fu... Ah, mentre ci sono queste due torrette, ogni tanto spawneranno degli Ignition Catalyst. Hanno la priorità assoluta. Quindi appena vedete spawnare un Ignition Catalyst, lo si targetta e lo si brucia. A un certo punto ne spawneranno anche due assieme, quindi lì... vabbè, stessa cosa, insomma. Ho sentito una domanda, ma... cosa? In story mode non ammazzano. Sì, però comunque, diciamo, cerchiamo di fare le tattiche bene, dai. Ok. Quindi niente, facciamo un po' di giri così, tiriamo giù una torretta degli Ignition Catalyst, tiriamo giù l'altra torretta Ignition Catalyst. A questo punto arriverà finalmente Skyva, che si piazza in mezzo alla stanza. E in realtà in story mode, vabbè, magari vi dico cose inutili, però non lo so. Praticamente, sì, beh, in realtà no Paolo, non ti preoccupare tanto. Cioè quello in anche in hard mode, anche se non si assegnano, va bene. Comunque, il tank, allora, attorno a Skyva ci saranno tre orb colorate. Il boss fa un cono. Il tank deve assicurarsi che questo cono sia indirizzato sulle orb blu, perché se lo fa sulle orb rosse, come dire, fa danno a tutti. Questi orb girano attorno al boss, quindi il tank farà un po' una specie di ballo cercando di farli attaccare solo le orb blu. Perché dopo che le attacca diventano rosse e quando hanno completato un giro ritornano blu. Quindi vabbè, è una cosa un po' divertente, insomma. In questa fase qua, se per caso ci fosse ancora una o due torrette attive, i ranged le possono tirare giù, e se no niente, si focussa al boss, tranquilli. Fate attenzione al pavimento, perché ci saranno delle zone elettrificate di viola. Ovviamente cercate di evitarle, perché continuano a attaccare fin tanto che ci state sopra. Le zone viola cambiano, cambiano tipo una volta ogni 6 secondi, qualcosa di simile, forse un po' di più, non ho idea. Quindi continuate a guardare sempre dove avete i piedi. A grandi linee più o meno questo è il concetto. C'è una fase a un certo punto in cui, vabbè, secondo me basta questo, insomma, dovremmo riuscire a farlo. Sotto il 30% fai i cerchi rossi da cui bisogna stare fuori. Sì, esatto, male. Fa degli AOE a tutti... Cercate di spostarvi senza andare addosso ad altri, ma ce la dovremmo fare con queste informazioni. Una cosa, nella No, io volevo sapere delle palline, non ho capito com'è la storia delle palline. Praticamente attorno al boss ci sono tre palle colorate che continuano a girare continuamente attorno al boss. Sono di base, sono tutte blu. Il boss fa un'abilità a cono con cui sicuramente prende almeno una pallina. L'obiettivo del tank è far sì che il cono prenda una pallina blu, quindi all'inizio sicuramente la prende, ma una volta che questa pallina blu sarà colpita diventerà rossa. Se il cono colpisce una pallina rossa, fa danno a tutti, quindi, e tra l'altro forse ci interrompe anche, ci fa saltare in aria, qualcosa di simile. Quindi il tank deve assolutamente colpire solo palline blu con l'attacco a cono. Come, cioè, te dici, ah, dopo tre volte però ho finito le palline blu. No, perché in realtà quando una pallina diventa rossa e fa un giro del boss, ritorna a essere blu. Quindi comunque c'è un continuo ricambio di colori. È blu, la fai diventare rossa, fa il giro, torna blu. La fai diventare rossa, fa il giro, torna blu, eccetera. Sì, sì, va bene. Io volevo chiederti all'inizio, la fase iniziale in cui ci spawnano le due torrette di sinistra e destra, no? Sì. Come faccio a sapere chi è a grado? Lo vedi, perché hai un debuff abbastanza chiaro su di te e forse c'è anche un beam che ti connette alla torretta. Ok. Direi che possiamo provare. Ah sì, è vero, mi ero dimenticato che le torrette blu lasciano un debuff. Quindi non c'è andata attraverso come ha scritto Trashbot. Le palline blu si possono attraversare perché non fanno danni, quelle rosse fanno abbastanza danno, quindi è meglio evitare di passarci attraverso. Let's roll. Vediamo. Sì, poi magari alcune cose non succederanno, io non me lo ricordo, però a grandi linee questo è il fight. Ok. Sì, beh. Ah, aveva detto che andava via un attimo, mi sa. BRB, io.
Ready, ready. Ok. 3, 2, 1. Portalo giù a sinistra. C'è proprio il beam sulle torrette. Sì, esatto, quello. Io interrotto. Vaius, prossimo. Dovrebbe essere solo uno lo stack. Quindi Rottengur, il prossimo interrotto è il tuo. No, era. Ah, sì, scusa. Troppo. Possiamo spostarlo adesso. Sì. Interrotto. Interrotto. Rottingul, prossima tua. Oh no, ho interrotto sbagliato io, gente. No, no, giusto, giusto, va bene. Andava bene l'Explosive Force anche. Ce l'hai? Paolo ce l'ha, il prossimo l'hai fatto tu, sì. Questo? L'ho fatto io. Ok. Interrotto. Rottingul, il prossimo tuo. Ok, fase finita. Ora, se qualcuno ha la barra dell'abilità, me la passi, per favore. Non sono sicuro che esista in story. Non mi pare. No, infatti non vedo nessun buff, nessun debuff. Quindi tutti sul Catalyst adesso. Catalyst adesso. Catalyst. Ce l'ho io anche io ce l'ho. Sì, no, adesso ce l'ho, questa qua ce l'abbiamo tutti. Non vi preoccupate. Vabbè, questa sarebbe una meccanica un po' particolare e in story mode tanto inutile, non sto a spiegarvela. Poi adesso quando scende il boss, i melee vadano pure sul boss, i ranger finiranno la torretta. Allora, è consigliabile per tutti i DPS stare sul lato destro della stanza, quindi quello della torretta, per intenderci. Anche per i... vabbè, per i... Ecco le orbe. Sì, ecco le orbe, appunto, adesso vedete anche il pavimento viola elettrificato. Ah, ecco, io non mi muovevo. Quindi adesso se... non uscite dal cerchio blu, quindi c'è qualcuno che è fuori. Ah, cazzo, scusate. Allora, ok, vado a restare. Sbagliato io. Se lo trovo. Sì, scusa, mi ero dimenticato che fuori dal cerchio blu era male. Infatti si fa anche meno danno, no? Credo che subisci danno, però non lo so. Potrebbe anche essere che non... 9 secondi... a me. Ecco, quello era un colpo su un'orb rossa. Ah, lui... aspetta, mi levo... Questa fase qua bisogna focussare il boss e vabbè... Sto facendo quella blu, quella rossa, ma io ho concentrato perché non avevo altro, se
In questa fase il boss riflette un po' di danno, ma è trascurabile. Un po' mai destra adesso. Se contro la pallina rossa, figa. Sì, è un bel casino. In hard mode se colpisci una rossa, non dico che è wipe, però ti avvicini. Diciamo che è un wipe quasi gratuito combinato a tutto il resto. Ok, questi sono i cerchi di mio rosso. Niente. È proprio nel momento in cui ero lì, vabbè. No, staccate, ragazzi. No, ce la facciamo, un milione di HP, ce la possiamo fare. È basso, pensavo fosse. 20%, cioè in realtà appunto ha pochi HP questo boss di per sé. Ci proviamo, ma la vedo dura. No, vabbè, dai, adesso non è così impossibile. No, dai, 700.000 da solo non c'ho voglia. No, più che altro avevo ancora il buff che rifletteva il danno, per fortuna.